ci va. Non vi eravate mai incontrate prima? Non vi conoscevate? No, non credo. No. Cioè, tu sai chi è Alba, Alba sì, sa appunto, che... però... Io ti vedevo... possiamo darci del tu? Ma spero di sì, tu sei no? stata anche per... perché visto il colore dei capelli, io... io solo perché li tingo, non pensare, voglio dire, non sarei... Io ho approfittato del Covid. Per cambiare look. Sì. Per cambiare look. La donna dei record. La donna insomma. Che finalmente ha fatto dire alle ragazze di allora... Ce la posso fare anch'io. Tu hai dichiarato... Perché erano tutte conquiste, no? E certo. Quindi anche nello sport è stato importante perché ha fatto capire che in fondo anche attraverso lo sport le donne potevano dire la loro e essere considerate. Quindi... Accidenti. No, ma poi soprattutto posso dire una cosa. Fino a quel momento c'erano degli sport... molti sport poi negli anni anche lentamente sono state conquiste femminili e il salto in alto è stata una delle grandi conquiste, a parte che già solo l'immagine. Pensa che la prima Olimpiade, no? Ha detto avevo fatto il minimo di partecipazione, però dicevano vabbè ma non abbiamo mai portato nessuno perché dovremmo portare lei. Per fortuna c'era un presidente del CONI che si chiamava Onesti che ha detto no cavoli. Di nome di fatto. Sì, ha fatto il minimo e la portiamo. Poi dopo da lì... Se l'aspettava qualcuno che tu riuscissi ad arrivare così in alto? Adesso non mi riferisco ai metri. Quando ho cominciato a saltare ho cominciato a fare i record delle categorie, capito? E quindi ho detto abbiamo trovato la saltatrice in alto. Poi però... A casa tua cosa hanno detto? Ma dai, era tutto divertente, cioè... non ti prendevano sul serio, cioè... È difficile dar retta, no? Quando tu sei giovane ti dicono diventerai o farai o hai le possibilità e crederci. Però, insomma... Tu ti ricordi quando avevi... Perfettamente. Allora, io credo che due immagini mi sono rimaste nella testa e noi italiani abbiamo... tre, forse... Mennea, lei e Tardelli quando ha segnato, davvero, quelli sono stati i tre momenti iconici proprio della storia del nostro sport, secondo me. Secondo te, Alba, Sara Simeoni è una donna competitiva nella vita? A me sembra una donna spiritosa. Sì, mi sembra una donna molto ironica. E infatti ci ha sorpreso tutti, spiazzato. Quest'estate al Circolo degli Anelli finalmente è uscita fuori la showgirl che c'è in lei. Ma vedi? Guardiamo che cosa hai combinato. Oddio. È la mia quinta Olimpiade questa. È la tua quinta Olimpiade. Io penso che Milly Carlucci ti chiamerà per fare Ballando con le Stelle. Se tu insisti, non mi fai dire che sbrocco. Ma no, io ti ho messo una scatola. Devi lasciar perdere. Ti lascio perdere. Ti... Hai fatto venir voglia. Dai, dai, Sara, togliti le finta. Ho personalmente pubblicato una gif animata. Che la so. Che sono quelle cavolatine? Che cosa? Ricky mi ha fatto come una dea greca, ma mi sento un po' Cariatide. Professore, le volevo chiedere una cosa. No, è così, non ci faccio caso. La più bella, la più grande, l'immensa nostra signora Sara Simeoni. La vera rivelazione televisiva. A parte che sembra un personaggio di Meryl Streep, è un po' la ricorda, no? Ricorda quella... Senti, cosa volevi chiedere a Morelli? No, perché... No, ma non era per quello che c'era scritto sul libro, perché era stata una situazione particolare che mi aveva fatto ridere e non riuscivo più a fermare. Purtroppo c'era il professor Morelli e non sapevo più come fare. Però sembra che tu con la telecamera ti sia sempre allenata in questi anni. Veramente, io ho 40 anni che sono... Fuori dalle scene eppure assoluta protagonista. Senti Alba, ti va di giocare a triathlon con noi? Io ci posso provare. Però non... Lo facciamo delle gare. Non sarà mica tipo Iron Man, perché ragazzi io, vero?
No, però è comunque per me sicuramente una mission impossible. Apriamo la ruota. Voglio tornare a casa intera, ve lo dico. Non ci sono con gli scherzi. Apriamo la ruota. Venite, venite, venite con me. No, ma... Cosa sta? Ragazzi, ma... Allora... No, Allora, perché siete così titubanti? Ho smesso. Vieni Sara, tu sei una campionessa, io sono una super schiappa, quindi cioè voglio dire, non devi temere nulla. Puoi metterti qui, Alba gentilmente è qua, ecco perché dobbiamo mantenere un minimo di distanza. Certo. Come andava con l'hula hoop da ragazza? Boh, si giocava, ma sai... Eri brava? Alba? Io ero, ma stiamo parlando 50 anni ma fa. Appunto, Cioè l'ultima volta che l'ho fatto è stato 50 anni fa. A voi prendi meno, il nostro però. Cerchio. Sara, vieni, prendi. È bilanciato. No, dammi il giallo blu. Va bene, prendi il giallo blu. Però, manteniamo le distanze, un minimo di distanza. Io dovrei levare le scarpe. No, però c'è questo. Sì, ma dura un attimo. Levo le scarpe. Vuoi giocare senza scarpe? È bene. No, questa è una prova. Ecco. Già, vedi. La prova va benissimo. Ma c'è il microfono, non va mica bene. Dici di no? Vabbè, prova lo stesso. Prova lo stesso. E no, adesso genio! Anche tu però. Musica! Via! Ragazzi, penso l'allenamento. Ma no, che bello! Guarda lì che roba. The winner is... The winner is Francesca Fialdini. Fra voi due. Lo mettiamo qui? Io rinuncio. Anche allora la seconda classificata è Sara Simeoni, perché ha rinunciato. Tanto abbiamo altre prove da fare. Io andiamo rinuncio dall'altra a parte. Sai che io mi ricordo ancora come si faceva il Fosbury grazie a te? Davvero? Te lo giuro, i passi del Fosbury. Anch'io me lo ricordo. Venite al centro della scena che sì? Là tanto non si sente, non si vede nulla. No, dicevo che mi ricordo quali erano. Ho fatto un po' di salto in alto, anche facciamo le Universal, sì? Quelle robe. Tu hai vinto gli europei, tutto qua. Però anche noi nel nostro piccolo le cose liceali, capito? E mi ricordo ancora i passi del Fosbury. Brava. Alba, per gentilmente, dall'altra parte, perché scusate, non... chiaramente a vederla così l'asta uno dice Sara è fortunata, salta sopra e vince tutto. Invece no. Sara deve passare sotto. Qui mi sa che Alba tocca potrebbe me. Vincere. Prego. Io a questo gioco non gioco. No, neanch'io. No, io come ci... non giochi? Amore, prego. No, anch'io non gioco. Non volete? Musica, ragazzi. Musica, ragazzi. Ah! Bongola. No! Non ti è mai successo. Grazie, lascia più alto no, però. No, verde. Hai detto che non sei competitiva, eh? Oh, ma le regole del gioco qui cambiano sempre. Hai detto che non sei competitiva. È più divertente con i maschi. Okay, vai, battere i maschi è più divertente. Lo so, ma io ho i tacchi, ragazzi. Va bene, è più difficile per te, quindi la sfida la vincerai con più gloria. Forza, musica. Dai, Alba. Dai! Bongola! Ah, ma no così! Chi sono? Sono Simeoni io, dai! E non ce la posso! Vai! Io no, io basso no, la ficella! No, scusa, allora, scusate, a questo punto... Eccola! Io sta uscendo la schiena. L'agonismo di Alba Parietti. Elisabetta, alza il volume. Nelle notti vai, Alba. Si, fa si spoglia. Vai, Sara. Oh. Sempre in fremito. Sai che ce la fai? Ma, no! Vai. Per mille piazze e danze. The winner is Sara Simeoni. No, ha vinto, ragazzi. Ha vinto
non è giusto. Ha vinto il 41. Scusa, potresti dire qualcosa a mia difesa? Che è un periodo che dove vado ad arrivo sempre ultimo. No, no, io ho detto ha vinto Alba. No, grazie. Ci sarebbe ancora un gioco, ma i miei autori insistono che si debba continuare a questa... continuiamo veramente? Allora abbassiamo ancora... No, non ce la possiamo fare. No, no, ho deciso. Guarda, io vorrei far vedere, posso fare una prova? Sì. Vai. Farti vedere com'era, dimmi se faccio giusto. Sì. Il passo del Fosbury. Sì. Lo ricordo. Attenta giusto. A non andare giù, perché era non voglio così? Aver sulla coscienza nessuno. No, era così, Sara. Era pa, 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 pa. Io no. Com'era? Fammelo vedere. Hai fatto... Mo me fai come gli urichechi a due piedi. Allora, in atletica non si fa niente a due piedi. Vedi, quando tu sei arrivata qui andava bene, poi hai fatto così. Nine. Uno. Un piede e si stacca. Subito. Uno solo piede. E poi se fai come lei, fai così. E vinci l'Olimpiade, uguale, hai capito? Sì. Due metri e dieci. Uno. Sì, caspita. No, facciamo entrare la terza prova. Questa è difficile, molto no, difficile. No. Chi vuol giocare con me? Per a prima. Freccette. Giochiamo a freccette. Ah, lei, sì. Lei. No, freccette, facciamo meglio che stiamo in piedi. Non l'ho capita. No, ma non importa. Non l'ho capita. Allora. Però ragazzi, se non portate le facciamo freccette, così. Noi non ci potremmo giocare mai. No. No. È una bandita! Eccola! Vai! Sara, volevo chiederti, in questi anni, in tutti questi anni in cui sei sparita dalle scene, dai riflettori, diciamo così, sì. Anche per scelta, cosa hai fatto? Io? Ma veramente, non è che sono sparita per scelta. Mi hanno oscurata. No, io ho sempre fatto promozione con la Federazione Atletica Leggera, sono sempre stata con i giovani, poi ho insegnato a scienze motorie. Sei una prof? A Chieti, sì. Poi sono tornata a scuola con i ragazzi delle medie, ho fatto un progetto su il fair play e ho visto... un sacco di ragazzi in due anni, dalla scuola elementare al liceo. E tutti mi chiedevano di insegnare a saltare. È stata una goduria. Certo. È stata... Posso dire una cosa? Posso dire una cosa? Che lo sport è una salvezza per i ragazzi. E lo sport dovrebbe essere per tutti una salvezza, perché il calcio, per esempio, lo riescono a fare nelle parrocchie, nei campi, dovunque, ma tutti gli sport dovrebbero essere ad appannaggio di tutti, perché lo certo. Sport ti salva la vita. Assolutamente. Ma sai una cosa bella cos'era? Non ci sono più sport maschili o femminili ma no, oggi. No, ormai è una cosa... Ma la cosa bella è che lo sport non è solo saltare, correre, oppure qualsiasi altro, ho capito, dare il calcio al pallone o cose del genere. Ma è che lo sport ti insegna delle cose, ad avere rispetto per te stesso, per gli altri, per l'ambiente, per esempio. Perciò diventava anche questi incontri con i ragazzi una specie, si sfociava nell'educazione civica. Certo. E questo capito? È, e questo è. Sì. Per questo noi sì. Adesso giochiamo. Anch'io. Anch'io. Musica, Elisabetta, giratevi. Mi piace giratevi. Questo robino. Freccette per ciascuna. Qui dovete prendere i palloncini. Siete sicuri? Levate qualsiasi persona da dietro. Aspettate che vi dia via, mettete l'impostazione. Da giù ciascuna, da no, da lì. Ciascuna deve mirare attentamente. Io non pago i danni eventuali no. Alla Raia, ve no. Lo voglio dire. Inizia Alba Parietti, punta ai palloncini. Urca, un po' i palloncini, vai Sara. C'era uno dietro, vabbè. Quasi, com'è che non ha bucato? Mia. Non pure ci mia. Vedo. Vai Alba. Aspetta, Eccolo! Oh, brava, oh. Cavoli! Ma perché? Ma no, stai qua! Lasciala lì! Ho fatto punto! Questa volta vinco io, non mi frega! Non mi frega! Vado? Ah! Sara? Beh. Ehi, a me infuriandoli, a te no! Tu sei vero? Aspetta, aspetta! No! Ancora
due tentativi. Questo? Alba. Sara. Preso! Vai! Sei sicuro che lo sto faccio diventare più civile? Al centro, cavoli. Vado? Dai, tocca a te. Vai, Alba. È il mio ultimo tentativo. No, hai preso il legno! No, aspettate, dov'è la steady? Dov'è la steady? Riuscite? Bisogna prenderla. Questa è Alba Parietti. Mira direttamente le gambe. Sbaglia, vai, Sara. Sbaglia. No, Sara. Allora, vista da qua, direi che è un pari merito. Sono un po' più copiona. No, mi frestiamo. And the winner is... Scusa, no, ce la vogliamo rigiocare. È il golden goal, scusa. Sì, è vero, eh. Vai. Scusa, vado. Prego. Invece di fare tale quale, posso continuare? A ruota libera! A scoppiare il pallone! No, ma avete fatto venire... Mi tira una voglia di provare. Non quello al centro, però, perché sennò... No, ma tanto no, non c'è pericolo. Se ci riesce al primo colpo ci rimango malissimo, te lo dico subito. Ce la faccio? Aspetta. Come fa Tamberi? Sì. Posso? Su. Vai, vai. No! Direttamente dentro la ruota! Mi dispiace, non ti può riuscire tutto, qualcosina. Per fortuna c'è la pubblicità. Siamo salve. Che disastro! Se potevamo fare solo pubblicità. Era meraviglioso. Perché questo studio l'abbiamo cambiato, siamo tornati con uno studio nuovo, delle luci nuove, una ruota nuova e con il pubblico. E voi non potete immaginare quanto sia importante per noi avere il pubblico qui che si emoziona, si diverte, piange o ride insieme a noi. Il punto è che è imprescindibile la loro presenza, quindi qui o a casa viviamo per questo, esistiamo perché il pubblico esiste. Abbiamo voluto raccontare le donne, l'abbiamo fatto con Lucia Goracci, abbiamo provato a entrare nell'intimità di Arisa, anche se in punta di piedi. E poi, ragazzi, guardate, accanto a me c'è ancora Alba Parietti. Tutto sommato. La regina Alba Parietti e la grande campionessa Sara Simeoni. Con loro abbiamo giocato, ci siamo divertite. Ma divertirsi e giocare non vuol dire che si perda di vista poi anche il senso delle cose. Anzi... Altro che... Sara, ti vedremo a Sanremo? Ma non me l'hanno chiesto, però perché no? Non perché lo so. No? Ormai abbiamo sdoganato Sara Simeoni. Mi manca giusto quello. Ma come cantante però? Come cantante? Come allora, cantante. Come cantante ci sono stata, però per beneficenza, e mi fermo lì. Invece Alba ti vedremo a tale quale show, nei panni di Damiano De Maneskin. Ecco, allora buonissima. Voglio dire, proprio perché voglio giocare al massacro totale, cioè il pezzo più difficile dei Maneskin dopo il pezzo più difficile di Ornella, perché l'ho detto, ma metà classifica non mi interessa, neanche un penultimo po', voglio l'ultimo garantito tutte le settimane, per cortesia. E magari Malgioglio te lo darà, però ci tengo a chiudere questa puntata, mentre chiedo alle mie ospiti di oggi, che ringrazio, di entrare dentro la ruota, a dedicare il nostro racconto di questa prima puntata, che ha voluto esplorare un po' tutta la vitalità e le sfumature della femminilità. Ecco, noi la vogliamo dedicare in memoria di tutte quelle donne invece di cui la vitalità è stata spenta per mano